Come stai, Yara? Sto benissimo, grazie. Prima di tutto, grazie mille per la splendida serata, le splendide persone che sono qui con me. Per me oggi è un giorno di festa. Io praticamente ho finito un lungo percorso per acquisire il titolo di Makeup Artist per il cinema e il modo migliore secondo me di festeggiare questo momento è poter esporre ciò che sono, poter esporre le mie opere. E che dire, qui come dicevi anche tu prima ci sta un po' di tutto, cioè dalla fotografia al body painting ai quadri, ed è tutto dedicato ad Ovidio, nelle metamorfosi di Ovidio. Il concetto parte appunto dal trasformare, partire dal corpo dell'essere umano e farlo diventare qualcos'altro attraverso la pittura. Purtroppo la pittura però che cosa comporta? È un qualcosa che col tempo, soprattutto sul corpo, va a rovinarsi, va a cadere, va a perdersi. Quindi solo grazie alla fotografia, che è uno dei miei grandi amori, riesco a fare in modo che quest'opera rimanga in eterno. Questo è, diciamo, il principio delle metamorfosi. Questo anche perché diventa anche proprio il fil rouge di tutta la mostra, le metamorfosi di Ovidio. Grazie. Grazie a te, veramente. Lo steampunk, arriviamo al titolo però, che comunque, no, ovviamente si legge nelle tue opere, nelle tue fotografie, nel tuo stile se vogliamo, almeno in questa fase che hai portato qui al Bar Capri. Sì. Allora, lo steampunk nasce da un'evoluzione del realismo. Il primo approccio che ho avuto con la body art è stata nel realizzare veri vestiti addosso ai miei personaggi. Infatti il primo lavoro era una citazione quasi ironica a Pirandello: invece di fare sei personaggi in cerca di autore, erano quattro personaggi in cerca di un'epoca. Ed erano appunto quattro personaggi che sono quattro amici che sono anche qui, e loro, il loro corpo vestiva perfettamente quell'epoca. Ovviamente, come avviene sempre nell'evoluzione di un artista, a un certo punto ti scocci, vuoi fare altro, vuoi perfezionarti, vuoi fare qualcosa di più difficile. E qui nasce l'idea dello steampunk, del rendere attraverso il marchingegno, attraverso gli ingranaggi. Allora partiamo dall'essere umano, partiamo dal vestito vero, però facciamolo diventare altro. E qui nasce il, diciamo, anche la visione di personaggi, perché qui abbiamo il meccanico, il macellaio, un po' anche una citazione a Sandler, che è un grande fotografo della Magnum che io adoro, dove lui dava appunto il concetto di personaggio. Allora io ho fuso un po' l'idea del personaggio, l'idea del body painting con questi ingranaggi ed è nato lo steampunk. Un'ultima cosa, tante appunto abbiamo parlato di fotografia, di pittura, di body art, e mi immagino che presto arriverai al video, no? Se c'è qualche idea, qualche progetto che ti porta anche in questo nuovo settore. Allora, come approccio al video, io la mia tesi di laurea del biennio specialistico, non sapendo che cosa portare, allora, per dimostrare, diciamo, per far vedere ai miei docenti dopo un percorso quinquennale che cosa avevo davvero imparato, io ho realizzato un cortometraggio dove la storia e anche la direzione l'ho fatta io, e anche le scenografie, i trucchi, i costumi. Era un modo per far vedere in 10 minuti che cosa è Chiara Pepe, che cosa sa fare, che un vero e proprio portfolio. E racconta di questa bambina che praticamente è il suo primo approccio con l'arte. In realtà la bambina sarei io, e questa bambina entra all'interno del Museo Diocesano di Salerno e trova un elemento un po' strano che puoi trovare dentro un museo, cioè una palla. Trova questa palla rossa, affascinata da questo elemento, se lo prende, e questo elemento farà in modo che lei, nel momento in cui ha un contatto, vede per la prima volta un quadro, il quadro non rimane fermo, ma in realtà si anima. Quindi è a 360 gradi il contatto, che poi sono cinque quadri che rappresentano in sé le cinque evoluzioni dell'essere umano. Quindi la fanciullezza, la pubertà, fino ad arrivare poi alla consapevolezza dell'uomo. E il tutto si conclude che questo elemento che lei trova in realtà non era altro che un pezzo di un quadro. E questo, diciamo, era il gioco per fare in modo che potesse entrare, ma allo stesso tempo stare fuori allo stesso quadro.
Quindi il video è sicuramente un elemento che mi appartiene, un'evoluzione, perché giustamente è figlia della fotografia e mi piace tantissimo, però la fotografia vince, la fotografia devi riuscire in un attimo, in uno scatto, in un'espressione della persona a far comprendere quello che tu vuoi comunicare. Quindi il video lo puoi far durare un secondo, questo è vero, o lo puoi far durare 10 minuti, ma a mio parere non ha la stessa potenza che può avere uno scatto fatto bene. Quindi questo penso di aver concluso. Grazie a Chiara Pepe.